mi ha operato, ma presidente, i lavoratori devono essere grazie, pagati. Grazie, i lavoratori devono essere pagati, presidente. Assolutamente sì. Quante promesse avete fatto? Da quanto tempo state facendo promesse? Saranno da quanto pagati, tempo stai facendo promesse? Dillo davanti a loro. Abbi il coraggio di dirlo davanti a loro. Da quanto tempo hai fatto promesse? Ragazzi, confermiamo. Io, questo signore quante volte mi ha fatto promesse? Strumentalizzazione. Non si può dire a questi ragazzi, non si può dire a questi ragazzi, dovete andare a lavorare, se no c'è l'interruzione di pubblico servizio. E dove devono andare a prendere i soldi per la benzina, per i figli? È arrivato Pasqua, hanno famiglia e questa è strumentalizzazione, questo è il diritto alla dignità del lavoratore. Con un sindaco assente, Melucci assente, assente in consiglio comunale. Dove sta Melucci? Dove sei sindaco? Cittadini di Taranto, vedete il sindaco assente, i lavoratori che puzzano di fame. Abbiamo già questa è la verità, altro che show! Lo dico con la rabbia agli occhi! Come amministrazione, io e il consigliere Mazzariello stiamo lavorando affinché tra oggi e massimo lunedì arriva un risultato garantito che garantisca e riporti quel minimo di dignità ai lavoratori. D'accordo, io capisco la buona volontà. Da mesi, prese per i fondelli, hanno chiesto l'incontro al sindaco. Il sindaco li ha ignorati! Ignorati! Siamo noi rappresentanti! Ignorati! Noi rappresentanze del sindaco, siamo noi rappresentanti, ci metteremo le tute arancioni, ci metteremo le tute arancioni in favore di questi lavoratori. Mi date un giubbotto arancione? Per no, non dobbiamo fare le strumentalizzazioni di queste, nessuno, il sindaco è assente, sindaco percepisce 8.000 euro al mese, vallo a spiegare a questa gente, vallo a spiegare. Otto stipendi noi. Noi siamo. Che facciamo? Noi siamo con loro. Noi lavoratori. E daremo oggi risposte certe. Non basta mettere una giacchetta per dirlo. Luigi, vai ad attaccare il tuo sindaco. Se sei coerente, dillo al tuo sindaco. Dillo al sindaco. Stiamo facendo, dobbiamo raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo è che questa gente deve essere pagata. Che urli, Luigi. Io sono sempre in campagna elettorale perché ho avuto 4.200 voti e devo onorare chi mi ha dato fiducia. Non devo fare siamo qua vicini ai ragazzi, ma è inutile che tu fomenti. No, che fomenti, questa è la verità. Questa è la verità. Lei come deve, questo signore fa 80 km al giorno. Come deve pagare la benzina? Come la deve pagare? Certo. E allora, tu l'hai preso? E cosa c'entro io? No, come tu c'entri io sono con la gente. Il sindaco è assente. È assente. Non mi viene nessuno in far. È assente il sindaco. Anche il consiglio comunale è assente. Stai calmo, Luigi. Vedi, quando siamo tutti uniti. Io vi do un consiglio. Civilmente e democraticamente, in maniera assolutamente pacifica, andate sotto Palazzo di Città, pacificamente, con le vostre mogli, con i vostri bambini, e fate capire che Pasqua di merda rischiate di vivere! Che Pasqua di merda! Pasqua di merda!